Ciao! Allora, oggi vi parlo di questo eyeliner super parlato, super chiacchierato, super pubblicizzato della Benefit, il Thérèse Push-Up Eyeliner, quel classico eyeliner, questo, che ha l'applicatore in plastica, in gomma. È un eyeliner in gel. Già il fatto che sia in gel, normalmente quelli in gel sono ad applicare col pennellino, mentre questo è già automatico. Con questo applicatore in gomma morbida è per me una cosa rivoluzionaria. Si fa uscire il prodotto girando qui e si applica con l'applicatore. Se ti fai vedere un attimo, perché l'ho proprio finito, quindi oltretutto è anche difficile da dire. Ora non sono stata molto precisa, però vedete subito che è un nero intenso, molto molto intenso, molto molto bello. L'applicazione è con questa. Dovete pensare che la punta, ok? Mettiamo così che è meglio. Mette fuoco per favore, mette fuoco. Ok. Dovete pensare che la punta di questo applicatore sia la punta in feltro, quindi non fare una linea. Come posso farvela vedere così? Non fa la linea che dice appoggia e fa già la codina, no. Dovete pensare che sia la punta, quindi seguitelo con la punta. Perché tanti non si sono trovati con questo applicatore. L'applicatore effettivamente poteva essere pensato un po' meglio, ma credo che sia per il fatto che è un prodotto innovativo in gel. Quindi far uscire un prodotto in gel e in poca quantità per volta, perché sennò va un troppo prodotto e facciamo un bel pocci, o troppo poco e dobbiamo ripassare 50 volte. Stanno studiandola un po' e come cosa non è malvagia. Questo che vi ho fatto vedere è una mini size, oltretutto non è che sia proprio così piccolo, ma poco ci manca. Questo credo che sia un 8 ml, quindi un 10 ml. 10. Non c'è scritto. Facciamo prima, non c'è scritto. È inutile che vi dico sciocchezze. Però l'applicatore normale, allora questo è la quantità, è qui, ok? Qui. Ho visto che quello normale è poi più grande di poco, cioè invece di essere qui tutto il prodotto è più o meno a questa zona, quindi è completo, solo il dispenser e poi c'è la punta, un po' più grande. Però questo qua tranquillamente un paio di mesi l'ho usato, quindi la prova l'ho fatta bene. Cosa ci devo dire in negativo? Costa tantissimo. Costa 25-26 euro per un eyeliner, io non li spenderei mai, anche se si stende benissimo, è bello nero, dura tutto il giorno, è meraviglioso, tutti i lati positivi che volete, perché davvero, cioè, dura, ok? E non si sposta. È un bellissimo nero, si stende benissimo perché è in gel. L'applicatore, se imparate a usarlo, è una sciocchezza da usare. Il fatto che sia automatico è ancora più comodo, però costa troppo, tantissimo, e non lo comprerei mai, sinceramente. Se l'avete provato, fatemi sapere come vi siete trovate e se lo ricomprerete, soprattutto. Se siete curiosi di provarlo, secondo me l'applicazione è facile e semplice, non proprio semplicissima come dicono loro, però capite 2 volte come funziona e poi lo fate tranquillamente come un eyeliner normale, quindi davvero l'applicazione è facile. Io spero sia stata utile e al prossimo video. Ciao!